Amici di Montone Online, oggi ci troviamo in un posto un po' diverso da quelli a cui siamo abituati. Siamo infatti al Salone Nautico di Genova. Perché siamo qui? Siamo qui in compagnia di Mercedes. Ma, e quindi a questo punto però ci viene anche naturale chiedere perché Mercedes è al Salone Nautico di Genova? Beh, per parecchi motivi. Il primo, il più importante, è che non tutti sanno che le tre punte del nostro marchio, della Stella, in realtà indicano dove vogliamo andare con la motorizzazione. Vogliamo andare sulla terra, vogliamo andare in aria, ma vogliamo andare in acqua. E da sempre Mercedes ha avuto una vocazione verso le barche, all'inizio per la produzione di barche complete, per poi avere negli anni la fornitura dei motori degli yacht con il suo brand MTU. Ma soprattutto siamo qui perché c'è un'affinità tra il mondo delle barche, tra il mondo della nautica con quello di Mercedes, ma in particolare col mondo del lusso di Mercedes. E qui siamo venuti con una macchina che effettivamente assomiglia maggiormente ad un motoscafo più che ad un'automobile, ed è una Maybach, un prototipo che è stato lanciato nel 2017, che in qualche modo si ricollega alla storia di Maybach, che è stato un marchio di lusso degli anni 30, degli anni 20, degli anni 40, in qualche modo modernizzato. Quindi una macchina molto streamline, molto allungata, con un cofano lunghissimo, ma con le linee pulite che sono quelle che rappresentano lo stile di Mercedes. In qualche modo quest'auto, che non è stata prodotta, è solo un prototipo, ma ha avuto tantissime richieste dai clienti di essere messa in produzione. Quindi questa presenza risponde a una precisa strategia. Di che cosa si tratta e quali sono i suoi obiettivi? Beh, Mercedes in realtà vuole focalizzarsi sul lusso. Quindi voi direte, ma Mercedes lo è sempre stato? Sì, ma negli anni, in particolare negli anni del passato, fino agli anni 90, Mercedes produceva essenzialmente soltanto automobili di lusso. Poi ha prodotto anche automobili di livello più basso. Oggi vuole tornare, pur mantenendo una posizione delle macchine quelle più compatte, ma vuole focalizzarsi sul mondo del lusso e quindi in qualche modo invertire la sua mix di vendita e far crescere, consolidare la parte centrale e far crescere la parte superiore. Che tra l'altro ci avete spiegato durante la conferenza stampa che Mercedes ha delle idee molto ben precise sul lusso, soprattutto produce dei tipi diversi di lusso. Di cosa si tratta? Sì, perché il marchio Mercedes è in qualche modo, quelli che sono i suoi valori sono fondanti, ma i vari marchi che ha Mercedes in qualche modo sono specializzati. Quindi quando noi parliamo e pensiamo a Mercedes AMG, è il lusso legato alla performance, alla massima performance. Il Mercedes G in realtà rappresenta il lusso in qualche modo avventuroso, quindi quello legato ad una vita all'aria aperta, in fuoristrada estremo. Poi c'è il lusso avveniristico, che è quello di EQ, quindi delle motorizzazioni elettriche, per cui le automobili elettriche di Mercedes hanno un look, un posizionamento, una promessa che è leggermente diversa rispetto a quella di Mercedes. E poi abbiamo Maybach, che è l'ultimate luxury, quindi il lusso in qualche modo più estremo e che trova effettivamente una sublimazione qui al Salone di Genova, legandosi allo stile, alle caratteristiche degli yacht più sofisticati. E userei proprio il discorso di Maybach per parlare di un'anteprima speciale che c'è qua a Genova. Si tratta di una GLS davvero molto speciale, molto esclusiva. Sì, perché non è soltanto una GLS Maybach, ma è una Edition 100 che celebra da una parte i 100 anni di Maybach come marchio e soprattutto perché è prodotta esclusivamente in 100 esemplari, quindi è una GLS. Voi sapete che la GLS è il nostro SUV più grande, 7 posti, in questo caso è completamente rivisto, diventa 4 posti perché i posti posteriori hanno uno spazio, una disponibilità di comfort che è incredibile. E quindi questa macchina in tutti i dettagli è diversa rispetto alla GLS normale e in qualche modo sublima quelli che sono gli interessi e i desideri della nostra clientela più elevata.